Non sono mai stata una brava risparmiatrice. Amo spendere soldi per comprare cose principalmente utili, molti regali, adoro fare regali. E mi piace premiarmi con delle colazioni al bar, con delle gite fuori porta, del cibo da asporto, specialmente del cibo da asporto. Sono molto pigra quando si tratta di cucinare durante la settimana. Con lo stipendio francese ero tranquilla, ora invece non ci dormivo la notte. All'alba dei miei 30 anni ero stanca di non poter fare alcun piano per il futuro per la mia totale incapacità di fare un piano di risparmio e quindi mi sono sfidata. Niente spese fuori budget per 30 giorni. Bisognava creare delle regole. Prima regola, cibo da asporto solo una volta a settimana. Seconda, zero spese per abbigliamento e beni non di prima necessità. Terza, i beni di prima necessità si acquistano solo quando terminate completamente le scorte. Quarto, se esci, fatti i cacchi tuoi e non offrire. Quest'ultima vi sembrerà un po' strana, ma a me piace prendermi cura degli altri, quindi spesso e volentieri offro io. Non a caso mi chiamano Mamma Ari. Il primo muro lo raggiunsi più o meno a metà mese, quando dovetti comprare il regalo per mia zia. Ricevetti una newsletter da Desenio, un sito web in cui vendono dei poster bellissimi che sogno, desidero e bramo da una vita e mezza. C'era il 3x2. Ottimo, così faccio un bel regalo ma risparmio. Ho messo le mie tre scelte nel carrello e mi dice che mi mancano 21,10 euro per non pagare le spese di spedizione. Sono un po' confusa perché non so se pagare le spese di spedizione o raggiungere, diciamo, la cifra per cui le otterrai gratis e sfruttare questa offerta per prendere tre poster anche per me, però no, perché ho detto che non devo spendere, quindi sì, spendo 5,85 euro, però se prendessi altri sei poster, altri tre poster pagherei 20 euro, quindi cerchiamo di essere furbi. Il problema di fare il no buy a gennaio sono i saldi. Ovunque tu vada ti ritroverai davanti oggetti mediamente utili ad un prezzo stracciato e tu abboccherai come un pollo dicendo lo compro ora così il prossimo inverno non dovrò acquistarlo a prezzo pieno, senza pensare che il prossimo inverno potrai essere più grassa, più magra su un'isola deserta o avrai iniziato ad odiare quel trend che ora sembra intramontabile. La difficoltà più grande di tutti è stato il cibo. Sono una 29enne con le abitudini alimentari di una bambina di 3 anni praticamente, quindi mangio pastine in brodo, vellutate e pane con sopra qualcosa, dette bruschette, ma non sono propriamente bruschette. Nella vita di tutti i giorni però mi tocca fare dei pasti normali, non tanto per me quanto più per il mio coinquilino che se non mangia veramente perde peso come fossero monetine. Potrei probabilmente risolvere con un po' di meal prep, ma anche questa cosa non è fattibile e non sto tanto qui a spiegarvi il perché. Il motivo è che con gli ingegneri della Vergine non si discute, ci si rassegna solo. Guarda il titolo, arrivederci. Grazie. Insomma, è stato difficile, ma poi neanche tanto, nel senso che quando ci si pone delle regole e si decide di restare in budget piuttosto che non spendere proprio, è anche una sfida fattibile, anzi, io la continuerò. Comunque, volete sapere quanto ho risparmiato? Ho risparmiato 1.080 euro e 47 centesimi. Questa era la prima di 12 challenge che affronterò quest'anno. Se non sai di cosa sto parlando, ti lascio il link qui sopra.
Se vuoi partecipare anche tu alle challenge, fai pure, anzi, mi farebbe super piacere, puoi condividere la tua esperienza qui sotto nei commenti. Update e aggiornamenti sulla challenge in corso li trovi sul mio profilo Instagram, @tessiarianna, e niente, thanks for watching.